Camera, sui deputati, sono consiglieri al Senato. Quando saremo milioni di persone, io ho fiducia che questi milioni di persone arriveranno. Probabilmente adesso siamo un numero proprio, ma la stampa ce ne sta accorgendo. Quando arriveremo alla democrazia diretta, noi licenzieremo la stampa che ci ha ignorato, che ha violato l'articolo 21. Questo è comunicato, la libertà di parole di riferimento. Io chiedo, fate il passaparola e dite quelli, non pensate più a Equitalia, perché licenzieremo i dipendenti dell'Equitalia che fanno i a chi è dell'Agenzia delle Entrate che fa il lettatore perché verrà licenziato, non pensate più alle banche che vi stanno rubando le case perché non pagate il mutuo, non pensate più al fatto che avete un lavoro precario, venite qui in piazza, non pensate per 100 euro al mese ciò che vi state per mangiare. Però tra sei mesi l'Italia sarà distrutta a livello civile e abbiamo bisogno che prima venga fatta una democrazia diretta del popolo. E questa è la falsa parola. E io mi aspetto con tutti i cittadini. La seduta non è tolta. Possiamo anche spostarci ad opera, sì, ma tanto arriva la storia che la fa. Forse, tanto a mare lo cerchiamo sempre, mettiamoci in un quadro, siamo sicuri. Buongiorno, io arrivo da Corigo e però davvero con l'impatto di vedere questa piazza. Devo però chiedere scusa ai tutti i giovani per la responsabilità che noi ci portiamo dietro. Credevamo di darvi qualcosa in più, non ci siamo riusciti. Siamo falliti, questa è una verità. Dobbiamo ammettere, siamo falliti e non sappiamo cosa vi consegneremo a voi, ai vostri figli, a voi che siete i nostri figli. I figli vostri non sappiamo cosa consegneremo. Questa è la cosa che secondo me deve essere, come dire, il farlo dentro il nostro cervello che continuamente deve farci riflettere. Dico questo perché personalmente, ho diceva prima qualche signore che ha parlato prima, ha usato una frase, io gli ho detto che secondo me non esistono più quella gente. Ci sono solamente degli affaristi, ci sono delle persone che ormai non pensano più al futuro. E non esiste colore politico, non esiste passione politica che si interessa di problemi politici. Noi facciamo un'analisi di quello che è successo in questi giorni, rispetto alla finanziaria. Scopriamo che devono tagliare i parlamentari, dicono che devono tagliare i parlamentari, dicono che devono tagliare tutti i tutti. Tutto sto finendo negando loro. Ma guarda caso, nel momento in cui hanno firmato la finanziaria, guarda caso, non hanno firmato il bono decoroso, non hanno tagliato nulla né parlamentari, né province, né sindaci. I sindaci sono il primo elemento di corruzione all'interno di questo paese. Non è vero che non sono elementi di corruzione, sono elementi di corruzione, perché i sindaci oramai percepiscono l'auto stipendio, non è vero che non percepiscono stipendio, prendono tanti di quei soldi, ma se prendono di soldi, ma i sindaci sono coloro anche che gestiscono il territorio che dai sindaci dove fanno carne da mantello. Cerchiamo di capire cosa è successo.
non ci interessa. Quindi dicevo, sono quelli che fanno parte della catena del territorio, che poi è finito in questi ultimi 30 anni, quasi è accaduto in un territorio, qualsiasi comune, in qualsiasi comune hanno costruito solo esclusivamente case, case, case. Oggi si dice che sono migliaia, milioni di case migliori rispetto a quelle che sono al territorio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono interessi speculativi. Questa è la speculazione di vita. Questo che aiuta i signori sindaci che facciano i sindaci non più pagare. Allora devono dirlo concretamente, devono fare i sindaci volontari e quindi io personalmente sono perché i sindaci devono fare un lavoro volontario con un piccolo contributo che gli si viene riconosciuto per il lavoro che fanno. A questo parlo che faccio per loro. Mi voglio per gli assessori, mi voglio per tutti, perché è inutile tagliare i consiglieri comunali, secondo il mio punto di vista, perché i consiglieri comunali sono la fonte democratica e la partecipazione. Quindi, a fronte di tutto questo, noi dobbiamo rendercene conto che non è più possibile riuscire ad andare fuori. E chiunque, e se volete farci un pezzo di storia importante, secondo me, per coloro che detengono la bandiera della guerra a tutti i costi. Io non potrò mai dimenticare la grande battaglia che a Torino è stata fatta per non fare la metropolitana a Torino. Oggi la metropolitana si fa, questo voglio dire. E comunque là dove è necessario lavorare, fare in modo che le cose vadano oltre, bisogna che ci diamo una mano anche noi a queste cose che sono fatte, perché solo attraverso questo c'è lo sviluppo. Un'altra cosa voglio dire. Oggi, se avete capito, ci sono il progetto BRICS, il Brasile, la Russia, la Cina, l'India e poi l'America. Sono quelli che fino a ieri noi abbiamo detto aiutiamo il Stato, forse di più. Allora, volevo ricordare che il nostro artista patriota, il maestro Antonio Caracuta, ha terminato l'opera di quest'opera. Era messa all'asta i soldi per andare lui al presidio, perché noi tutti italiani possiamo continuare a pensare questo luogo, ad oltranza che vogliamo che la casta vada via prima che andiamo via noi. Vabbè, al di là che mi sono tutti oggi, vi ringrazio per aver ascoltato, vi ringrazio per il mio... Ci sono stati sindaci che si chiamano Grillo, ma ci sono stati sindaci che si chiamano Lanciallo.
che si è fatta assassinare per un gente del suo paese, il suo avvenimento della capote e della speculazione. Quindi, se si sassana un ricordo che i medici non hanno più nessuna provvisione, ritorniamo al commissario, con fascista non lo avete vincito, perché un operaio, un pescatore, non può dire però un bebè di 10 euro allora un discorso di qualità vestiti copino 10.000 euro al mese allora fanno i corsi di rimanere non come in Italia e non come in Italia ma non dare niente si sono a stare tutti i marachiti quindi anche la politica della democrazia c'è la democrazia che è l'ordine di un non è che ci sia un po' di